Ciao a tutti e benvenuti. Oggi faccio un tutorial in cui vi voglio far vedere come realizzare questo punto molto molto facile, ma che si presenta in modo molto carino. È un punto che viene chiamato punto bambù. Io lo faccio multiplo di 4. Quindi ora lo realizziamo insieme. Per iniziare, la prima cosa, come sempre, avviare le maglie. Per questo esempio io ne faccio, avvio 26 maglie. Se avete bisogno di vedere il tutorial su come avviare le maglie, qui sotto trovate il link allegato. Ok, abbiamo avviato il numero di maglie di cui abbiamo bisogno. Ora procediamo con il primo ferro. Primo ferro lo facciamo tutto per il diritto. Come sempre, la prima maglia di vivaglio io non la lavoro, la faccio passare, e tutte fino all'ultimo lo faccio per il diritto, anche la ultima. Ci vediamo quando avete fatto, per vedere come si fa il secondo ferro. Ok, il primo ferro l'abbiamo fatto, partiamo con il secondo. La maglia di vivaglio la faccio passare. Faccio il gettato, vedete? Prima cosa da fare è subito il gettato, dopo elaboriamo le maglie come si presentano a rovescio. 1, 2, 3, 4. Dopo aver fatto 4 facciamo di nuovo il gettato e altri 4 a rovescio. E 4, facciamo il gettato. 1, 4, gettato. 1, 4 e gettato. Vedete? E così facciamo tutto il ferro. 4, gettato e l'ultimo. Ok, partiamo con il terzo ferro. Facciamo passare la maglia di vivaglio. Il gettato che troviamo lo dobbiamo far scendere giù senza elaborare, lo facciamo semplicemente cadere giù. Qui abbiamo la prima maglia per il diritto che si presenta, che ora diventa la maglia per il lungo, la spostiamo senza elaborare. La successiva maglia per il diritto che si presenta la elaboriamo per il diritto, normalmente, e anche la seconda e anche la terza, vedete? Ora devo fare il gettato della maglia lunga che si è creata in precedenza, che lo prendo, aggancio e lo faccio passare sopra le prime tre maglie che ho fatto per il diritto. Ora faccio subito un gettato. Il gettato che c'è subito dopo lo faccio andare giù normalmente come ho fatto prima. La maglia per il diritto che si presenta subito dopo la sposto, così diventa la maglia lunga. Poi procedo con l'elaborazione delle maglie successive che si presentano per il diritto normalmente. 1, 2, 3. E ora faccio la stessa cosa. Prendo la maglia lunga che l'abbiamo fatto prima e la getto sopra le tre maglie che ho appena fatto. Vedete? Ecco qui. Così diventa questo effetto di unione. Di nuovo il gettato che c'è subito dopo lo faccio andare giù, creo questa maglia per il lungo semplicemente spostandola, faccio l'elaborazione di tre maglie per il diritto che si presentano successivamente,
vedete? Stessa cosa, guardate, stesso procedimento. Aggancio la maglia lunga e la faccio passare sopra le maglie dritte e lavorate normalmente. Subito un gettato. Gettato dopo che si presenta la faccio andare, creo la maglia lunga spostando e faccio altre tre maglie per il delitto. E di nuovo la stessa cosa, vado a cercare la maglia lunga di prima, la getto sopra le tre maglie create, vedete, subito dopo faccio un gettato, il gettato che si presenta dopo lo faccio cadere, creo questa maglia lunga con il spostamento. E lavoro tre maglie per il diritto, vedete? Poi la stessa cosa, aggancio una maglia lunga e la faccio passare sopra le tre maglie successive che ho fatto dopo. La stessa cosa, gettato, faccio cadere il gettato che era creato prima, creo la maglia lunga e faccio lavorazione di tre maglie successive per il diritto normalmente. Qui, vedete, mi fermo, aggancio la maglia lunga di prima e la sposto, la faccio cadere sopra le tre maglie. Ora, le ultime due le faccio per il diritto normalmente. Uno e due. Ecco. Ora, partiamo con il quarto ferro. La maglia di vivagno lo faccio passare, qui mi ritrovo che devo fare tutti a rovescio, quindi tutto il ferro dovrò lavorare a rovescio, anche il gettato. Dopo aver concluso quattro ferri, abbiamo già visibile il disegno che si sta creando. Quindi il primo blocco l'abbiamo fatto, ora partiamo con il secondo. Quindi dovremo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto nel primo ferro. Quindi, se vi ricordate, dobbiamo fare tutto il ferro a lavorazione per il diritto. Ci vediamo quando avete fatto. Ok, ora dobbiamo fare il sesto ferro, che il sesto, come avete già capito, sarà identico al secondo. Quindi questo è un disegno molto molto facile da realizzare, seguendo questo schema 4x4 praticamente. Quindi facciamo stessa cosa con i gettati, aggiungiamo dei gettati, quindi la prima maglia di vivaglio l'ho fatto passare, ho fatto il gettato, ora vado 1, 2, 3 e 4 per rovescio, perché si presentano per rovescio, giusto? Poi gettato, altri 4, 1, 2, 3 e 4 a rovescio, subito un gettato, 1, 2, 3, 4 e gettato, e così tutto il ferro, facile facile. Partiamo con il settimo ferro, che è identico a quello terzo. Quindi dobbiamo fare questa cosa, come sempre la maglia di vivaglio io la faccio passare, il gettato che trovo la faccio scivolare giù, cadere così, la maglia per il diritto che ritrovo la sposto, così si crea la maglia lunga. Successivi tre maglie per il diritto che si presentano, le lavoro normalmente per il diritto. Qui
Guardate, dobbiamo, come ricordiamo, prendere, agganciare la maglia per il lungo che abbiamo fatto prima, spostato prima, e accavalcare sopra le tre maglie lavorate. Poi, gettato, faccio cadere il gettato che si presenta subito dopo, sposto la maglia per il diritto, che si crea la maglia per il lungo, poi elaboro normalmente le maglie per il diritto, numero 3 di maglie, poi prendo la maglia per il lungo di prima, la getto sopra le maglie appena create, vedete, subito dopo faccio un gettato, il gettato che si presenta dopo, come sempre, la faccio cadere, sposto la maglia per il diritto che si presenta, io successive 3 le lavoro normalmente. La stessa cosa, cerco, vedete, vado a cercare la maglia lunga che ho creato, la getto sopra le 3 maglie per il diritto appena elaborate e procedo di nuovo, faccio un gettato, stessa cosa, vedete, stesso procedimento, sposto, si crea questa maglia per il lungo, 3 maglie per il diritto normali, vedete, vado a trovare la maglia per il lungo, lo getto sopra le 3 maglie di prima, vedete? E poi stessa cosa, gettata, vado a scendere, creo questa maglia lunga semplicemente con spostamento, 1, 2, 3 maglie per il diritto successivo lavorate normalmente, vado a trovare la maglia lunga, la getto sopra le maglie per il diritto normali, ecco, guardate come si uniscono e si creano, ok, faccio il gettato, sposto, 1, 2, faccio la stessa cosa, guardate, ecco, ecco, e faccio l'ultima per il diritto, 1 e 2, eccoci qui, vedete, ecco. Il secondo blocco, ho già messo la base del secondo blocco, vedete? Ora facciamo il ferro 8, numero 8, che è come quello che abbiamo fatto il ferro 4, quindi andiamo. Tutto per il rovescio, dobbiamo fare tutte le maglie che si presentano per il rovescio a rovescio, anche i gettati. Quindi non si fa altro che fare il giro di 4 ferri che può continuare fino a quanto ne avete bisogno, fino alla lunghezza del progetto che dovete realizzare. Ecco, vedete? Eccolo. Questo è quello che abbiamo fatto con 4 ferri, vedete che bello, è un disegno semplice semplice ma che si presenta in modo molto bello e molto carino, che vi permette comunque sbizzarrirvi con dei bei disegni da creare sui progetti. Guardate, vedete, è identico al nostro campioncino, solo che il campioncino l'ho fatto un po' più lungo, quello rosso, perché così potete vedere che è un blocco di 4 che si ripete in continuazione.